Ehi, B. Come butta? Potrebbe andare meglio. Lo so, è abbastanza evidente. Ma che cosa è successo? Dovevo parlare con qualcuno. Mm-hmm. Prima guarda qui. Salve, il mio nome è Eric Fickball e questa è WNS News. Ancora politici morti? Le notizie di oggi. Guarda e basta. L'ispezione stradale di routine ha portato l'NCPD sulle tracce di un pericoloso rapitore e assassino. L'incidente si è verificato all'incrocio tra la settima e la quindicesima. Ecco la scena ripresa in un video della polizia. 10.38, ripeto, 10.38. Registrazione 2AA6244. Stiamo uscendo dal veicolo. Ricevuto. Scendi dall'auto, mani in alto. Calma, gente. Si rilassi. Chiudi quella bocca. Oh, merda. 10.53, 10.54. Ripeto, 10.53, 10.54. Il ragazzo che vedete nel video è LeVar Martinez, ha 17 anni. I suoi genitori ne hanno denunciato la scomparsa da più di un mese. Mi dispiace dirlo, ma non c'è stato niente da fare per LeVar. Purtroppo il suo fisico non ha retto il grave shock settico che ha subito. L'autopsia ha rivelato nel corpo del teenager livelli pericolosamente elevati di ormoni, steroidi anabolizzanti e stimolanti. Alcuni oggetti e del materiale genetico di altri 7 adolescenti scomparsi sono stati trovati all'interno dell'auto, appartenente a un certo Anthony Harris. Sfortunatamente, le loro sorti sono ancora ignote. Anche se il criminale noto a tutti come Peter Pan è sopravvissuto al proiettile, non ha ancora ripreso pienamente... Questo Peter Pan è un vecchio caso. Lo stavi cercando? Mai sentito. Non è mai passato per la mia scrivania. Quale sarebbe il problema se l'hanno preso? Mio nipote, Randy, è scomparso di recente. E quello che hai appena visto, il ragazzo aveva le scarpe di Randy. Oh, Cristo. Hanno pensato fossi troppo coinvolto? Ti hanno tolto il caso? Mi hanno proprio detto di stare alla larga, non mi ci fanno avvicinare. L'indagine è passata a Gonagall, uno scansafatica del cazzo. E fin qui non ha combinato niente. Non mollerei fossi in te. Lo so. Ed è per questo che ti sto chiedendo una mano. Che dobbiamo fare allora? Non possiamo interrogare il tipo perché è un vegetale, ma possiamo vedere i suoi sogni. Scusa, sogni? Esatto. Su, ti spiego strada facendo. Una procedura sperimentale, ma sta già dando risultati. Registrano sogni che si possono rivedere in formato PD. Hai accesso a quei sogni? Non ancora, ma li tengono nel laboratorio dove stiamo andando. Ok, hai un appuntamento? Non proprio. Andremo insieme. Non dall'ingresso principale. Oh, vuoi infrangere la legge? Troviamo un'altra entrata e poi usciamo di corsa. Non sono mai stato qui. Mi serve il tuo aiuto. Ok, non dovrebbe esserci nessuno. Il laboratorio è chiuso per indagini. Fai tutto il rumore che vuoi. Come la...
Ehi, River! Trovato! Trovato qualcosa? Per ora no. Anthony Harris, proviamo questi cassetti. Senti, River, perché non ti fai aprire la porta da uno delle pulizie? Non voglio farmi cazziare per aver ficcato il naso nel caso di qualcun altro. Yowen! Che cosa ci fai qui? La polizia ti ha buttato fuori. Sono sospeso, in realtà. E tu chi saresti? Chiamo la polizia, quella vera. Aspetta, ascoltami, per favore. Dai, River, non avevi già abbastanza problemi? Harris ha rapito mio nipote. Mi dispiace, davvero. Ma qui archiviamo le prove e abbiamo delle procedure da seguire. Randy e gli altri ragazzi sono là fuori, che aspettano aiuto. Fare tutto il possibile per trovarli. River, la polizia sta indagando. Vattene, per favore. Esci di qui immediatamente. Non me ne vado senza i sogni di Peter Pan. Lo dirò per l'ultima volta. Fuori! Cristo, Yowen, che cazzo ti credi di essere? Te lo ricordi il tuo primo esame di medicina? Ma certo, l'hai passato con il massimo dei voti. Te lo devi ricordare. Un bagno delle donne ha preso fuoco. Hanno fatto evacuare tutti quanti per 2 ore. Con che coraggio mi rinfacci quella storia? Non voglio rivederti mai più! E vale anche per te. Questo, sempre a chiedere. E non dà mai niente agli altri. Vado d'accordo con lui, siamo amici. Non mi ha ancora deluso. Anch'io credevo che fosse un amico. Ed è per questo che non vuoi aiutarlo? La BD dei sogni di Harris, dov'è? Non sta sognando. Cosa? Perché? Un proiettile gli ha danneggiato la corteccia cerebrale. Abbiamo solo impulsi dissonanti, frammenti. Io vorrei... Prova la stimolazione audiovisiva. Ma non è sullo spettro autistico. A volte i bambini reagiscono a una canzone o a un film. Potremmo provarci. Ho presente il meccanismo. Stimolazione dell'ipotalamo e produzione di ormoni. Ma Harris non è un bambino. Non ho mai provato la procedura su un adulto. Proviamo. Non conosciamo nemmeno le sue preferenze. Troverò qualcosa. Quindi sei disposta a provare? Ok, vai. Ti apro la porta principale. Andiamo, Vi. So esattamente dove cominciare. Sembri piacere agli sbirri. Magari questo vuole qualcosa in più? Stanne fuori, Johnny. Ah, qualcuno qui vuole lustrare il distintivo del signor poliziotto. Sai, è in momenti come questi che mi pesa non poterti spaccare quella cazzo di faccia. D'accordo, lasciamo stare. In realtà poteva andarti anche peggio del Detective Blue Moon Ward. È già peggio.
Ho un parassita in testa che mi sta rosicchiando le terminazioni nervose. Ok, sentiamo. Allora, facciamo la polizia. Sospeso. La faccia della polizia, scusa. Così, non so la polizia. Non serve che la polizia. No. Perché non riesco a parlare di farla di culo. Ah, va bene. Potresti dire un albero. Ma cosa? Non arrendi. Pensa che sia stata di casa. Teniamo che non c'è. Dai, parli di Andy. Guarda, fai qualcosa, guarda di figlio. Ah, bel esempio. Già sei andata solo con i tuoi figli, ma è tutto cominciato. Parlami un po' di Andy, che è tu, questo. Freddy, dopo che sei andata a casa, questo. Mi dici poi che ti sono sempre a casa di voi, non è facile. E vuoi dire che mi chiamo la famiglia Alice? È una casa, e tu che stai lì, e poi ci stiamo parlando con Andy, stai lì. Non glielo chiamo più. Credi che ed è rimasto tutto uguale. I posti così non cambiano mai. Che bel quartiere. Ma River, o ti serve qualcosa o hai notizie su Randy, altrimenti non avresti mai trascinato quel culo. Joss, questa è V. Allora, V, siete qui per il mio Randy? Randy è stato rapito. Perché non hai chiamato? Joss, io... E tu hai fatto finta di niente, come al solito. La polizia ha preso il colpevole, ma gli hanno sparato ed è in coma. Lo sorvegliano. Ma Randy dov'è? Stiamo cercando, Joss. Qui! Senti, dobbiamo cercare tra le cose di Randy. Perché? Per scoprire una qualsiasi pista. Fidati, Joss. Cercate di non rompere niente. A Randy non piace quando ficcano il naso nella sua roba. Andiamovi. I bambini sono fuori a giocare. Digli che è ora di cena. A cosa pensi? Che le donne della tua vita hanno tutte un bel carattere. Quella è la sua roulotte. Non lasciamoci sfuggire nulla. Zio River! Monique! Dorian, come va? Lei è la tua ragazza? No, è un'amica. Dormi da noi? Vedremo. La mamma vi sta aspettando per la cena. La loro vecchia roulotte. Randy ci si è trasferito quando ne ho presa una nuova. Un vero cesso. Come ai miei tempi. Guarda in giro, io do un occhio alla spazzatura. C'è una specie di chiave. Un vero fossile. Non proprio quello che cerchiamo, no.
Una sorta di gioco, con il codice di spedizione. Tainted Overlord. La sua band preferita. Lo conosci bene. Gli mandavo sempre un album ogni suo compleanno. Questa è roba costosa. Randy poteva permetterselo? Stai scherzando? Randy non potrebbe mai permettersi un affare del genere. Troppo costoso. Dobbiamo accedere. Ma non ho idea della password. Puoi craccarla? Fammi fare un tentativo. Ci siamo. Mi puoi dare una mano? C'è qualcosa di profondamente sbagliato in quel cartone. Ho la pelle d'oca. Hanno fermato Harris su un mezzo come quello. La strada bloccata. Cazzo, River, me lo ricordo. Vive vicino a una vecchia scuola. Un vero angelo d'empatia questo bastardo, eh? Ha scoperto l'identità di Randy. Gli ha mandato il gioco in regalo. Quello che hai trovato nel cassetto? Proprio lui. A giudicare dal codice di spedizione, quello stronzo l'ha mandato dalle Badlands. Natalie doveva essere l'unica persona di cui si fidava Randy. Si può vedere la pagina con il link? River, stai... Vedi quello che vedo io? No, non è possibile. Perché l'avrebbe fatto? Non solo hanno deciso di incontrarsi, ma sembra che Randy fosse emozionato come un bambino diretto al Luna Park. Ma che cazzo? Quello stronzo deve aver ingannato Randy. Ha attirato Randy davvero professionista. Un link. Forse quello di cui parlava Randy. Beh, scopriamolo.
pagina nascosta creata da Anthony Harris. Cristo, mi viene da vomitare. C'era un file qui. Cancellato, pare. Ma il nome c'è ancora. Quel nome. Il file video sul computer di Randy non aveva un nome simile. Ehi, guarda. Il nome di questo cartone corrisponde al file mancante sulla pagina di Harris. È quello che dovevamo trovare per Owen. Vi, ci siamo! Randy deve averlo scaricato. Certo, ma Vi non capisci. Potrebbe essere la chiave per la mente di Harris. Sì, speriamo. Ehi, puoi fare una delle tue magie da Netrunner per scoprire altro? Non sono quel genere di mago. Ok. Dovremo cavarcela senza. Quel cartone, River. Forse è quello che stavamo cercando. Hai detto che ci serviva qualcosa per far sognare Harris. Mandalo a Yawen. Giusto. Lo mando subito. Ok. Dice che ci fa sapere domani mattina. E che sono un pezzo di merda. E... Dai. Andiamo a mangiare qualcosa. Vi, sveglia. Non ho dormito abbastanza. Ha chiamato Owen. Il cartone ha funzionato. Sta sognando. Hai la BD? Ce l'ho qui. Tieni, collegati al computer. Voglio vederla sul monitor. Quella dottoressa è veloce. Niente male. Che cosa ti prende, Anthony? Devo segnalarlo. Spero che tu capisca. Questo non è un comportamento normale. Anthony, hai ucciso la tartaruga di Liam. Era malata, non mangiava, se ne stava nel suo guscio. Volevo solo aiutarla. Iniettandole dell'HCH. Tornati ai tempi della Come ti è venuto in mente? Te l'ha insegnato tuo padre. Sei stato accolto da brave persone. Si sono fidate di te. È così che le ripaghi? Il tuo amico è morto, lo capisco. Ma non è una scusa. Chi se ne frega?
Che cosa hai detto? Ok, ne ho avuta abbastanza. Ne parlerò con il preside e con i tuoi genitori adottivi. Tale padre, tale figlio. Non osare parlare di mio papà! Esatto, stronzetto. So tutto. L'ha fatto il rosso. Mi ricordo questa sparatoria. Abbiamo studiato il caso ai tempi dell'Accademia. Dammi un secondo per controllare che scuola fosse. Laguna Benta. La città è stata allagata negli anni 50. Beh, almeno sappiamo più o meno dove abitava Harris. Mi sa che ho finito. Trofeo, vecchio, datato 2042, primo posto nel torneo di lotta interscolastica. Non osare parlare di mio papà! Esatto, stronzetto. So tutto. La fattoria è fallita e Papino si è fatto saltare la testa. Stai zitto, stai zitto, stai zitto! Non nominare mio papà! Scemo! Non puoi! Non puoi! Era malata! Non stava bene! Volevo solo aiutarla! Tony! Dove sei finito? Harris sembra ancora più giovane qui. Vedi, la mucca è malata, come le altre. Vieni qui! Arrivo! Non c'è modo di identificarlo. Il padre del ragazzo è un vero stronzo. Sembra un bioscanner per bestiame, per i segni vitali. Tony, vieni qui! Chi c'è, papà? Non dimentichi niente? Ti ho fatto una domanda! Io non lo so! Livelli di colina e metionina, vedi niente di strano? Troppo bassi? Avresti dovuto controllare prima di scuola. Che cosa hai da dire in merito? La mucca morirà per colpa tua. La ucciderai come hai ucciso tua madre. Io, scusa. Ah, non scusarti. Aumentare gli ormoni. E spegni quel dannato cartone. Quante volte te lo devo dire di... Iniettori da bestiame per ormoni e antibiotici. La gente mangiava carne piena di merda. Non lasciarlo acceso, eh? Metà della giornata la passa. Integratori nel mangime per la salute del bestiame. Fa spegnere quella merda. Cartone. Il piccolo Tony ne andava matto. Mi sa che ho finito.
Credo sia questo il posto. Sembra di... che Peter Pan abbia trasformato la fattoria in una cazzo di fortezza. Un orologio. Un'ora a mezzanotte. Ho trovato dei cavi. Benzina. Deve essere stato un'officina a un certo punto. Lo senti anche tu? Trasporto della spazzatura. Il segnale per scaricare. Deve esserci una discarica vicini. Merda. Tratta i ragazzini rapiti come bestiame. Guarda, un altro. Non vedo Randy. Guarda il timbro dei pompieri qui. City South. Ottimo. Il terminale controlla i recinti. Ce ne sarà un altro da qualche parte per mine e torrette. Sul modello della fattoria c'è scritto Petrochem. E dove staresti andando, Mike? Ehi, le torri illuminate. Pubblicità dell'album delle Ask Rex uscito all'epoca. I colori cambiavano ogni ora. Mi sa che abbiamo finito. Ok, a che punto siamo esattamente? Sappiamo che Harris abita accanto a una vecchia scuola che ora è sommersa. Dalla fattoria si vedono il profilo della città e le torri delle Ask Rex. Distano poche miglia. Sappiamo anche che la fattoria è vicina a una discarica. Il codice sul gioco che Randy ha ricevuto da Harris punta alle Badlands. Le torri con la pubblicità dell'album delle Ask Rex cambiano colore ogni ora. E così sappiamo l'orario. 11 di sera. Esatto. E questo vuol dire che la fattoria è a est della città. Sud-est, anzi. Il timbro sul documento NCFD veniva dalla regione a sud. La fattoria è un modello della Petrochem. Possiamo eliminare le altre. Il che limita le possibilità è Jude Farm. Deve essere il nostro posto. Allora, ci siamo. Spero di non aver mandato tutto in merda. Avanti, andiamo. Grazie. Non è colpa. Sì, sono stato.
River, ecco la fattoria, ci siamo! Lo so, andiamo al fienile, presto!
River! Vieni qui, presto! Oh, cazzo! Ripeto, un 1052 a una fattoria a sud della città. Sì, mandate una cazzo di squadra! Sì, invio le coordinate. No, diverse, come minimo! Fate presto, cazzo! E fate attenzione alle difese automatiche. Sono consistenti. Dai, devi spegnerlo! Ok, ho staccato tutto! Guarda gli altri. Magari sono ancora vivi. Va bene. È morto da diversi giorni ormai. Va tutto bene, non aver paura. Siamo qui per aiutarti. Sei disidratato, ma andrà tutto bene. Vi, aiutami con Randy! Ce l'abbiamo fatta, River. Già, ce l'abbiamo fatta. Ma non voglio lasciare le cose così. L'orrore che ha causato quel bastardo. Non posso fare finta di niente. Che cosa vuoi fare? Lo vuoi azzerare? Esatto. Voglio guardarlo negli occhi mentre gli tolgo la vita. Quel bastardo deve morire. River, dai, cazzo. Non cambierà niente. Anthony Harris è un guscio vuoto, un pezzo di carne attaccato a un respiratore. Per quanto ancora? Deve morire. È l'unico modo per essere sicuri. Basta. Vuoi buttare via tutto per vendicarti di un vegetale già fottuto? Oh, non lo so. Forse hai ragione. Ma se non faccio niente, finisco per impazzire. Dimenticati di Harris. Vivi un giorno alla volta. E prenditi una pausa. Quando avrai di nuovo le idee chiare, sentiamoci. Parleremo un po'. Sì, mi serve un po' di tempo per riflettere. Ma ti chiamerò.
Promesso. Ehi, siamo pronti a partire. Vieni con noi o no? Grazie, B. Non ce l'avrei mai fatta senza di te. Figurati. E fatti sentire. Merda!